Excuse me. I'm cold, hungry, tired. And I have something to eat. Dice che ha freddo e fame. Gli scaldo questi? Un momento. When did you say you have seen my brother? Cara Angelica, sono partito in fretta perché mi hanno telefonato di notte che avevano arrestato Anselmo. Ti ho telefonato dall'aeroporto ma non ti ho trovata. Consegno questa lettera a un ragazzo che te la porterà a mano. Si chiama Ray. L'ho conosciuto qui. È un ragazzo di Ostende. È fidato. Dagli da dormire se hai un letto. Dovrà fermarsi a Roma per qualche giorno. Bisogna che tu... Ma lo sentite il telefono? Io non rispondo, non ci sono per nessuno. Se è dal giornale, ditegli che non sono tornato e che cerchino qualcun altro. Io ho fatto 18 ore di fila e non posso schiattare. Ho bisogno di dormire. La volete capire o no? Sì, è un amico di Michele che viene da Londra. Va bene, me lo dici dopo. Adesso va a rispondere al telefono. Buon appetito. Rimarrà ospite qui per qualche giorno. Ah, pure. Che succede? Papà è morto. Vai a letto. Ma no, no, cosa bisogna fare adesso? Niente, c'è tutto il tempo. Fammi piacere, torna a dormire. Dovrà fermarsi a Roma per qualche giorno. Bisogna che tu vada subito in casa mia. Fatti dare la chiave da Osvaldo con una scusa. Digli che devi cercare un libro. Digli quello che vuoi. Mi dimenticavo di dirti che devi portare con te una valigia o una sacca. Dentro la mia stufa c'è un mitra smontato e involtolato in un asciugamani. Partendo me ne sono totalmente dimenticato. Ti sembrerà strano, ma è così. Tu dunque prendi questo mitra e liberatene in qualche modo. Questa incombenza non la do a Osvaldo, la do a te. Anzi, preferirei che Osvaldo non ne sapesse niente. Marce. Bene, so.